Svegliati Alessandria, oggi è sabato 30 settembre 2023, mi trovo in uno dei punti di accesso e d'ingresso della città di Alessandria. Questo che vedete è una targhetta che indica il platano di Alessandria, famosissimo, e qui con questa targhetta notate la sua maestosità. Da quest'altra parte abbiamo dei ruderi che dovevano essere, ecco, faccio una zoomata, Palazzo dell'Edilizia, perfetto. E qui con me stamattina, oltre al professor Manzini, abbiamo il consigliere comunale Fabrizio Priano di Fratelli d'Italia. Buongiorno, buongiorno. Allora abbiamo come sempre periodicamente il nostro amico consigliere comunale Fabrizio Priano, che questa volta sulla scorta anche di una intelligente interpellanza che riguardava, diciamo, il decoro in generale, ma in particolare alcuni punti critici che si pongono agli occhi dei visitatori di Alessandria all'ingresso sia a nord che a sud che a est che a ovest, e che Fabrizio Priano propone in qualche modo di renderli meno sgradevoli e più usufruibili anche all'estetica della città. Qui siamo di fronte, adesso parlerà lui, di fronte allo storico platano di Napoleone. Abbiamo proprio due zone individuate da Fabrizio, e di là questo cantiere infinito che non è mai stato ultimato, questo relitto, diciamo, di cantiere che era il Palazzo dell'Edilizia. Adesso sentiamo dalla viva voce di Priano. Ma intanto io ho presentato un'interpellanza in generale sui punti di accesso alla città, sull'immagine che diamo a chi viene a visitare Alessandria o chi arriva da fuori Alessandria. Questa è una direttrice importantissima: si arriva da Alessandria Est, quindi chi arriva da Milano, dall'Emilia, da Piacenza, arriva da questa parte della città. Lo zuccherificio che un po' più avanti non l'abbiamo filmato, ma tutti sanno in che stato è, sembra un residuato bellico, è ora di cominciare a ragionare su cosa farci e prendere decisioni. Il comune, è vero che non è del comune, ma il comune può comunque fare ordinanze per chiedere il ripristino di certe situazioni, perché comunque così è indecoroso e dà una pessima immagine. Poi arriviamo qui, c'è il platano di Napoleone, pianta storica, bellissima, salvaguardata, guardate in che condizioni è intorno. Cioè qui è solo questione di pulire questi fossi, di far pulire questi fossi, togliere questi alberi e rendere questa pianta di nuovo visibile. È una cosa incredibile, una pianta di questa bellezza, di questa città, già è su una statale, ma purtroppo questo non si può fare niente, almeno mettere a posto il decoro intorno. Andiamo un po' più avanti. Facciamo qualche metro. Andiamo un po' più avanti. Facciamo qualche metro, arriviamo in questo. Sì. Arriviamo in questa situazione, in questo cantiere, che doveva essere il Palazzo dell'Edilizia, un palazzo che è stato disegnato dall'architetto americano Libeskind, un architetto famoso, un archistar. Doveva essere un ulteriore intervento nella città fatto da un archistar dopo Meyer, dopo Leon Kreyer, dopo Portoghese, dopo tanti altri. Ecco, guardiamo questa cosa qua. Questo è da più di 10 anni che è così, una situazione indecorosa, non tanto e non solo perché questa roba qui è rimasta vuota, ma guardate la recinzione in che stato è. Cioè uno entra in città e si trova questa cosa qui da 10 anni, in più per fare questa cosa qua il Comune di Alessandria, adesso vado a memoria, potrei sbagliare ma non credo, aveva dato i terreni gratuitamente, c'è una convenzione, e comunque la convenzione prevedeva dei tempi di costruzione che sicuramente non sono stati ottemperati. Quindi qui il comune deve sicuramente intervenire, fare un'ordinanza, chiedere che venga ripristinato o chiedere che venga costruito quel che deve essere costruito, o se non lo si vuole più costruire che venga ripristinato lo stato ante e si ripristini almeno una cosa. Non è possibile vedere una roba del genere. Se uno arriva in città da questa parte, si trova lo zuccherificio, il plato dice guarda che bella pianta, guarda intorno cosa c'è, arriva qui, si trova questa situazione di questo cantiere che lo vediamo tutti. Poi ancora peggio del cantiere, che tutto sommato è del cemento, a parte che se non serve è inutile tenere di quel cemento, ma ancora peggio del cantiere è la recinzione, che è veramente brutta, degradata, cioè, è una cosa indecente. Una barriera di lamiera. Esatto.
Esatto, e questa è la fotografia che diamo ai visitatori che entrano da questo lato della città, quindi non una cosa secondaria. Ecco, io ho segnalato questa e altre criticità che vedremo, e credo che in qualche modo il comune, anche dove ha competenza, deve intervenire, perché pulire, ma dove non ha competenza comunque può fare ordinanze, può chiedere il ripristino del decoro. Cioè, è ora di prendere in mano questa situazione e muoversi. Sì, certo. Questo primo stop ci ha mostrato delle situazioni veramente degradate che noi, come dire, noi cittadini ormai ce l'abbiamo sotto gli occhi. Forse c'è, ecco, un rischio, proprio la suefazione al degrado. Sì, perché è una cosa da non fare assolutamente. Bene o male, noi come Sveglia Telesania l'avevamo come spot segnalato più volte, però evidentemente non è stato sufficiente a smuovere nessuna iniziativa, e speriamo che con questa interpellanza, che peraltro mi sembra non sia stata ancora discussa, no, è stata appena presentata, però soprattutto con questa viva interpretazione e visione delle cose, magari qualcosa si riesce a ottenere. Primo stop, ci spostiamo, arrivederci.